Grazie, sono come sempre molto, molto contento di essere qua. Per me è un'occasione per imparare a insegnare meglio all'università, perché la scuola è la trincea fondamentale dentro cui i nostri saperi devono essere messi in gioco, e tra questi i saperi letterari e umanistici sono quelli che hanno più bisogno di legittimazione e di una messa in gioco. Quindi per me è davvero sempre un'esperienza importante, che ha il suo culmine poi e la sua realizzazione nel momento dialogico che segue l'intervento. Cioè, a un certo punto io mi fermo e pretendo che ci sia un dialogo tra noi. Naturalmente non potete parlare tutti, ecco perché la vostra professoressa diceva che non amo questo luogo, perché è troppo di massa, tende a creare troppa distanza tra chi parla e chi ascolta, e tende a far sì che ci sia una sorta di monologo in cui vengono erogati dei saperi. Non è così. Mettiamo in gioco le nostre esperienze attraverso i testi. Quindi non sarà un monologo, sarà potenzialmente un dialogo, anche se la parte dialogica verrà dopo. Un altro elemento che riprendo in esergo dalla vostra professoressa è il fatto che io abbia provocato i docenti del CURE da 8 anni, anche su Primo Levi, che ho svolto altre volte, e ha detto per non relegarlo alla giornata della memoria. Cosa significa questo? Non tanto che deve essere distribuito lungo tutto l'anno, non è questo. È disincagliare, decostruire, distruggere i luoghi comuni su questo autore. Cioè rimetterlo in gioco in tutta la sua complessità e nella sua dignità di scrittore. Innanzitutto, il primo luogo comune, sapete che i luoghi comuni sono delle abitudini mentali, no? La nostra mente si impigrisce, smette di pensare criticamente e assume una lingua piatta e delle abitudini in qualche modo automatiche. Questa è una delle cose peggiori, e la scuola spesso le alimenta anziché distruggerle, decostruirle, problematizzarle criticamente. Primo Levi può essere assunto a sua volta come un'abitudine mentale. In che modo, per esempio? Come una sorta di vaccino, una sorta di medicina, perché non si ripetano gli olocausti, no? Si legge per vaccinare. E questo è un modo piuttosto, diciamo, irritante, perché non è per nulla scontato che una lettura produca questo risultato. Un altro luogo comune è quello che Primo Levi sia il testimone di Auschwitz, lo è naturalmente. Lo è, però è anche un grande scrittore, va letto come un grande scrittore. Come si fa a valorizzarlo in questo modo? La mia proposta innanzitutto è quella di affiancare al tema della memoria, il tema più noto, c'è anche una giornata della memoria che si è appena celebrata, e celebrare spesso vuol dire ridurre, appiattire, ridurre a rito l'esperienza. Quindi alla parola memoria io ho affiancato altre due parole tematiche che si trovano nella sua opera, il lavoro e la scienza. Questa è la prima piccola battaglia, no? Cioè affiancare altri due temi al tema principale. Questi due temi complicano il tema principale, non la secondano per niente. Quindi non è solo un testimone, è uno scrittore, in primo luogo è un grande scrittore, perfino un poeta. Io ho curato per esempio l'edizione svedese delle poesie di Primo Levi, tradotto in svedese, non sono una parola di svedese, naturalmente il traduttore l'ha tradotto, io ho fatto la prefazione a questo volume che è uscito a Stoccolma. Quindi è un poeta importante, le poesie sono poco note, ne conoscete solo una, Scema, quella che è in esergo, ma se questo nome, ne ha scritte molte altre per tutta la vita, e non solo sul tema dell'area. Quindi è uno scrittore, non solo un testimone, non frequenta soltanto il tema dell'area, ma anche altri temi. Questo significa, per esempio, che questo scrittore è uno scrittore non solo plumbeo, che angoscia, ma può essere anche gioioso, che irradia. Ecco, quindi, solitamente quando si pensa ad Auschwitz e alla memoria di Auschwitz, evidentemente il collegamento è con qualcosa di tragico, e questo è uno scrittore tragico, ma non è solo uno scrittore tragico. Quindi, affiancare al tema della memoria, il tema del lavoro e della scienza, dire che è in primo luogo uno scrittore anziché un testimone, affiancare a elementi tragici, elementi perfino gioiosi, già detta così,
dovrebbe in qualche modo spostare la ricezione dai luoghi comuni a un po' di curiosità e di esperienza. Come si fa a procedere in questa direzione? Oggi io parlerò soprattutto della comparazione, dell'affiancamento, della reciproca provocazione tra il tema della memoria, dunque il tema di Auschwitz, dell'annientamento, e il tema del lavoro. La prossima volta affiancherò il tema della memoria e il tema della scienza. Oggi procederò soprattutto su due opere, Se questo è un uomo e il sistema periodico, ma anche con un'escursione sulla chiave a stella. Queste saranno le opere che prenderò in considerazione. La prossima volta riprenderò il sistema periodico e una serie di poesie. Questo è il mio programma. Ora, la prima cellula di significato che ci viene davanti quando affrontiamo un testo, prima ancora di aprirlo, è il titolo. Il titolo del noto, più noto, più famoso libro di Primo Levi recita, come sapete, Se questo è un uomo. Siccome si tratta di un'opera letteraria, anche il titolo può essere, anzi deve essere interpretato, non assunto in maniera piatta e acritica, ma invece deve essere assunto in senso interpretativo, si potrebbe dire ermeneutico. Cioè bisogna sviscerarne i diversi sensi. Tutte le opere letterarie hanno più sensi, sono plurivoche, polisense, no? Hanno diversi sensi. Anche il titolo, essendo una cellula minima di significato, ha più sensi. Il nostro modo piatto e spesso pigro di ricevere le cose traduce questo titolo in «Mamma mia, se questo è un uomo, è possibile che un uomo sia ridotto così?» Più o meno è questo la modalità, cioè si riferisce automaticamente alla condizione subumana e di annientamento degli internati, il titolo, e implicitamente si pensa a un'idea di denuncia. È possibile ridurre così un uomo? Questa è un'interpretazione, però è una delle tante interpretazioni, e nemmeno quella più forte. Direi che è debole questa interpretazione. Come facciamo a interpretare? Innanzitutto chiediamo all'autore, alla sua poetica, ai suoi scritti di autocommento, qualcosa in più per decodificare un titolo e i suoi diversi significati. Questo è un modo per interpretare. Facciamo finta che quella stringa del titolo sia una poesia. No, se fosse una poesia ci metteremo subito a interpretare, avremo bisogno di note, di collegamenti. Allora, se questo è un uomo, può avere anche altri significati. Per ricavare questi significati, prendiamo punti nodali del testo in cui compare la parola uomo e capiamo cosa l'autore vuole alludere con quel titolo. Questa è un'operazione interpretativa. Allora, il primo testo, numerato col numero 1 del vostro repertorio di citazioni, è composto, diciamo, di due citazioni con una piccola piatto di punti di sospensione e contiene la parola chiave uomo. È più o meno l'incipit, cioè l'inizio del testo, poco dopo l'incipit, quando i deportati dal campo di raccolta di fossoli arrivano sui treni fino ad Auschwitz, vengono aperti i treni e vengono avviati ai campi. È l'ingresso. Voi sapete che nell'ingresso, nel momento di, diciamo, soglia tra un fuori e un dentro, no? Abbiamo, è un momento anche questo nodale di un testo. Il testo che si basa su uno spazio, su una spazialità, questa spazialità è la spazialità chiusa di Auschwitz, che ha le sembianze di un inferno, per l'appunto. Un inferno terrestre, un inferno tutto terreno, laico, storico. L'accesso all'inferno richiama immediatamente un altro accesso, quello dell'inferno dantesco. Quindi, questa citazione è composta in due parti. La prima riguarda l'accesso, l'ingresso e l'elemento dantesco del testo. La seconda, non numerata, subito dopo, contiene la parola chiave, uomo, che ci serve per spiegare il titolo. Intanto leggiamo questa più breve. Si rinchiudono tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, cultura e costumi, e siano quindi sottoposti
a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni. E quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa ci sia di essenziale e cosa acquisito nel comportamento dell'animale uomo di fronte alla lotta per la vita. Qui la parola uomo compare col trattino animale uomo, no? Però è comparsa. Allora, innanzitutto, uomo, per Levi, ha una condizione antropologica e laica. L'uomo è l'animale uomo. E la domanda del titolo implicita potrebbe anche essere: che cosa c'è di umano nell'animale uomo davanti alla lotta per la vita? Cosa si sia di acquisito e di essenziale nel suo comportamento? Anche questo brano che ho letto a molti di voi deve essere spiegato e decostruito, perché i luoghi comuni sono potenti, non perché siate stupidi, per nulla. E i luoghi comuni che la scuola stessa a volte vi dà, la società vi dà, l'appiattimento mentale di cui siamo purtroppo vittime, si può anche qua pensarla nel modo più semplice, come scorciatoia, per esempio. Beh, probabilmente lei si starà polemizzando, si starà arrabbiandosi, starà facendo un'inventiva contro i nazisti che hanno creato dei laboratori in cui le vittime sono sottoposte a degli esperimenti. Non è questo, non sta dicendo questo. Sta dicendo che Auschwitz, paradossalmente, è l'occasione per capire cos'è un uomo, perché è un caso limite. È l'uomo posto ai suoi estremi confini e dunque è un vero esperimento. Serve a noi. L'esperimento non è quello che fanno i nazisti sui deportati, è quello che hanno fatto loro, i salvati, quelli che sono tornati, e noi che ereditando la loro memoria possiamo riproporci questo interrogativo. E lì sono le condizioni limite, questa lo è, perché gli alimenti sono inferiori a qualunque sforzo energetico lavorativo, perché chi si indebolisce a non collaborare viene condotto alla morte, perché ogni volta che arriva una buccia di patata, i deportati sono disposti a chinarsi a terra come i cani per prenderla, perché sono ridotti al grado zero della schiavitù e dell'umiliazione. E allora, proprio per questo, quando si portano le cose al grado zero, ci si chiede che cosa resta dell'uomo, che cos'è un uomo. Quindi vedete che piuttosto dell'aspetto di inventiva, di polemica, che cos'è un uomo, ma è questo un uomo, è mai possibile che questo sia un uomo, non è questo. Levi ci porta a ragionare nel modo più pacato, lucido e razionale davanti ad Auschwitz, a non chiudere gli occhi e a non assumere i veleni dei luoghi comuni e guardare dritto negli occhi la verità storica che ci dice qualcosa di profondo su tutti gli uomini, non soltanto sui deportati, non soltanto sugli aguzzini, ma su tutti gli uomini, deportati e aguzzini. Questa è la postura, proprio la postura laica, razionale, con cui Levi ci rivolge la sua domanda implicita. Che cos'è un uomo, se questo è un uomo? L'ingresso, quindi leggo anche l'altra parte che ho saltato, l'ingresso è tipicamente intertestuale, coinvolge un grande testo della tradizione, Dante, che verrà coinvolto, come forse voi anche ben sapete, nel capitolo undicesimo, quello che richiama il canto ventiseiesimo della Commedia. Dante è molto presente in questo testo. Cioè, questo uomo è uno dei casi di riuso del testo dantesco nel Novecento. Quindi, quando nell'Incipit la grande scritta by Manfrey si presenta davanti ai deportati, quella scritta sostituisce, integra, affianca il lasciate ogni speranza voi che entrate alla soglia dell'inferno. E del resto si dice esplicitamente questo è un inferno. Vediamolo, l'inferno del Novecento qual è. Il viaggio non durò che una ventina di minuti. Poi l'autocarro si è fermato e si è vista una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Siamo scesi.
ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata, che sete abbiamo, il debole fruscio dell'acqua dei radiatori ci rende feroci, sono 4 giorni che non beviamo, eppure c'è un rubinetto sopra un cartello che dice che è proibito bere perché l'acqua è inquinata. Sciocchezze, a me pare ovvio che il cartello è una beffa, essi sanno che noi moriamo di sete, ci mettono in una camera e c'è un rubinetto e la bevo e incito i compagni a farlo, ma devo sputare, l'acqua è tiepida, dolciastra, all'onore di Palude. Questo è l'inferno. Oggi, ai nostri giorni, l'inferno deve essere così. Una camera grande, è vuota, e noi stanchi di stare in piedi, e c'è un rubinetto e l'acqua non si può bere, e noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile e non succede niente, e continua a non succedere niente. Ecco, qui la scritta sulla soglia, il linguaggio letterariamente costruito, lavorato parola per parola, e l'esplicita dichiarazione questo è l'inferno, fanno dire che è uno scrittore di gran razza. E come tutti gli scrittori si mette in comunicazione con gli scrittori del passato e li riusa, li utilizza per narrare il presente, rendere dicibile l'indicibile. Tant'è vero che non ci parla mai di particolari hard del campo, eppure ne aveva tanti davanti. No. La parte più terribile viene in parte depurata per lasciare posto al pensiero, per lasciare posto alla coscienza, alla decodificazione vigile e cosciente, sempre vigile, di ciò che ha intorno. La parola uomo, che vi dicevo prima, può essere una parola spia, una parola tematica per spiegare il titolo dell'intera opera, non si trova soltanto quando nel passo che vi ho detto ci si chiede se Auschwitz non sia stato veramente il modo paradossalmente migliore di cui disponiamo per capire chi siamo, per capire che cos'è un uomo davanti alla lotta per la vita, ma compare anche in relazione a un altro personaggio che è il muratore Lorenzo. Se avete letto tutta l'opera o se la leggerete, soffermatevi su questa figura apparentemente minore. Il muratore Lorenzo non è un ebreo, non è uno zingaro, non è un comunista, non è omosessuale, quindi non sta dentro il campo, cioè non è un deportato. È uno che è lì perché sa lavorare bene, l'hanno portato i tedeschi, come portarono tanti lavoratori, per lavorare, ma non è un sommerso, uno che è destinato ai forni e alle camere a gas. E lui, Lorenzo, ha quel poco che gli basta per campare, no, per fare il suo lavoro, che consiste nel far salire dei muri, è quasi analfabeta. Abbiamo delle testimonianze di Lorenzo perché lei gli passava dei biglietti a Lorenzo per parlare con una donna che amava e che è in un altro campo che morirà. Ecco, Lorenzo Perrone, esistito veramente, morto negli anni 50, porta cibo, divide parte del suo cibo per dividerlo, spezzarlo con il deportato. E anche gli porta un vestito che lo ripara un po' dal freddo. Levi si è salvato per 3 motivi, perché è un chimico, perché c'è stato Lorenzo che gli ha portato un po' di pane e un vestito in più, e perché ha avuto la scarlattina alla fine, quando i tedeschi hanno portato via i deportati da Auschwitz per la lunga marcia finale che li ha decimati tutti, e quindi ha potuto assistere all'arrivo della Armata Rossa che ha liberato il campo. Per questi 3 motivi, il chimico fa sì che sia stato a un certo punto utilizzato come chimico e quindi ha potuto lavorare al coperto e non all'aperto, e questo voleva dire tantissimo nel risparmio energetico, nella possibilità di ammalarsi, eccetera. Questi 3 motivi sono i motivi della sua salvezza biologica. Uno di questi è Perrone, e lui ci dice: ma Lorenzo era un uomo, grazie a lui mi è capitato di sentire che io continuavo a essere un uomo. Quindi, a quella domanda implicita nel titolo, che cos'è un uomo, cosa c'è nell'animale uomo che lotta per la vita di umano e di felino, quella domanda radicale, che ci riguarda tantissimo e che non è per niente finita con Auschwitz e che sta dentro di noi in ogni momento, lui dà in fondo una risposta. L'elemento umano è anche quello che consente a chi ha un pane ancora di portare delle briciole all'alto per farlo sopravvivere, evidentemente.
La risposta, diciamo, complessiva è una risposta di tipo antropologico. Chi siamo? Quanto nella nostra specie c'è di egoistico e violento? Quanto è solidale? Questo è. E non è per niente una questione soltanto di confinata agli anni 40 del Novecento e alla Shoah. È una questione che si ripercuote in ogni istante, perché dentro di noi, in ogni istante, c'è una componente fortemente autoconservativa che fa sì che ci teniamo quel briciolo di pane e azzanniamo la mano ce lo può portare via se siamo in condizione di morire di fame, ma un'altra spinta, che è quella che ci permette di gettarci nel fuoco per salvare uno sconosciuto, capita dei terremoti, delle situazioni di emergenza, gli sconosciuti salvino sconosciuti e ci rimettono la pelle per salvare, quell'altra cosa che è l'elemento solidale della nostra specie. Siamo entrambe le cose, abbiamo un elemento comunitario, solidale, e un elemento fortemente egotico e egoistico. Abbiamo entrambi, dobbiamo vedere qual è più forte. Qual è il più forte? Probabilmente è più forte quello egoistico, no? Però l'altro c'è, ed è necessario, ed è quello che ci rende uomini. Ecco, questo è, diciamo, l'analisi che propone Levi. Dentro questa analisi c'è sia l'elemento della cultura, Dante per esempio, sia l'elemento del lavoro. Dato che abbiamo sollevato l'elemento dantesco, cioè il modello dantesco dell'inferno trapiantato e laicizzato nel Novecento, Auschwitz come inferno novecentesco, leggiamo una piccola parte che riguarda, perché l'ho molto accorciata per motivi di tempo, che riguarda il celeberrimo episodio del cosiddetto canto Ulisse, anche quello molto noto anche nell'antologia tra i piedi, che viene letto, eccetera. Vediamo un po' anche questo come si può decostruire nei suoi luoghi comuni. Allora, è abbastanza noto quello che capita, no? In un breve momento di apparente libertà, in cui Primo Levi e un giovane alsaziano che nel campo faceva lo scritturale e che veniva chiamato Piccolo, Jean si chiama di nome, vanno portando delle stanghe per portare le grandi marmite di zuppa, si recano a prendere questa zuppa e hanno un momento di libertà, non sorvegliati. E il francese gli chiede: mi insegni un po' l'italiano? Dimmi qualche parola di italiano e traducila. Un'esigenza tipicamente umana, no? In un luogo in cui non c'è nemmeno da mangiare, in cui si muore ogni giorno, in cui si muore per un sì o per un no, ci sono le tremende selezioni ogni giorno, in cui la fatica supera qualunque tipo di resistenza, resta l'idea che si possa imparare qualcosa della lingua altrui. Già questa domanda rischiara per un momento la terribile realtà dell'area. E è noto che Levi risponde col padre della lingua italiana, cioè vuole evocarli dentro dei versi di Dante e tradurli. Questo vuol fare dalla sua memoria di liceo, e non si ricorda niente, naturalmente, sia perché è passato tanto tempo, ma soprattutto perché è in una condizione di fame, di sfinimento, di fatica, di minaccia, di terrore, quindi è difficile rimemorare Dante. Ciò che resta di Dante è pochissimo, pochi versi riemergono nell'oblio, no? Pochi, decisivi però, vengono reinterpretati. Quindi in quel momento lui vi narra i famosissimi versi che voi conoscete, glieli traduce, cerca di tradurli, di spiegarli, e li interpreta anche. Si fa in qualche modo, nel momento estremo della fatica, si fa interprete. Vi leggo i passi perché brevi. Quante cose ci sarebbero da dire? Il sole è già alto, mezzogiorno è vicino. Ho fretta, una fretta furibonda. Ecco, attento piccolo, apri gli orecchi e la mente. Ho bisogno che tu capisca. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Vi sbagliano. Primo Levi, è stata canoscenza nel testo originario, ma lo perdoniamo per questo errore. No. Come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono.
Piccolo mi prega di ripetere, come buono Piccolo, si è accorto che mi sta facendo del bene, o forse è qualcosa di più. Forse, nonostante la traduzione scialba e il commento pedestre e frettoloso, ha ricevuto il messaggio, ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie, e riguarda noi due, che usiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Quindi, evidentemente, voi sapete, si tratta dell'ultimo viaggio in Ulisse, che viene punito in qualche modo, turbine di vento, no? E sepolto nel mare, il suo naufragio deriva dal suo osare troppo. È l'eroe della conoscenza, Ulisse, però è un eroe della conoscenza senza grazia divina, e il medievale cristiano Dante lo punisce così, pur sentendolo fratello naturalmente, uomo insieme agli altri uomini, ma non irradiato dalla luce divina. Per Dante la vocazione a conoscere oltre, ad andare oltre, scientifica, razionale, è un peccato. Quindi questa sorta di punizione si giustifica dentro la cattedrale della Divina Commedia. Qua invece nulla di tutto questo. Chi osa in realtà? Loro stanno osando di elevarsi e pensare a Dante, pur essendo degli schiavi destinati alla morte. Osano alzare la testa, osano non essere bruti, cioè animali, essere uomini. Ecco, quindi ancora una volta il tema dell'uomo, che è insito nel titolo, si ritrova spiegato. Per spiegare il titolo dobbiamo spiegare attraverso il testo, attraverso le parole dello stesso autore, i diversi significati. Questo è un uomo, come diciamo, è un uomo Lorenzo Perrone che porta il pane, che porta il vestito, sfidando la punizione dell'SS e privandosi di pane, lui. Così è un uomo che osa andare oltre, oltre i limiti. Quindi l'ansia di conoscenza che distingue l'uomo capace di scienza, di lavoro, di collettività, di entusiasmo, di progetto, di sacrificio dagli animali, no? Questo tipo di antropologia è calata dentro il testo dantesco, che viene reinterpretato in modo laico. Qui non c'è Dio, non c'è la grazia, c'è un progetto tutto umano di elevazione. Quindi viene ritrascritto Dante nell'aria. Ecco, ancora una volta quindi, che cos'è un uomo? Ora, la citazione 3 la potete leggere da soli, ed è nel I sommersi salvati, che tra due lezioni sarà spiegato dalla mia collega e affrontato dalla mia collega, che ritorna su quell'episodio. Quanto valeva Dante? Non tantissimo. Qui si potrebbe aprire una grande finestra. Quanto vale la letteratura? Che cos'è la letteratura? Perché la letteratura ha senso di essere letta. Non per prescrizione scolastica, non con un'aspirina, una medicina, non per dovere, perché ci dà delle risposte di senso. Quando non ce le dà, è meglio chiudere il libro, ma non chiudetelo troppo presto. Affrontate la sfida che la letteratura vi si rivolge, anche una piccola poesia, anche una novella. Certe volte escono dall'opacità e ci dicono o ci chiedono qualcosa, ci tirano per la giacchetta, ci dicono: riguarda anche te, quello che sta vivendo quel personaggio riguarda anche te. In questo momento Dante, come se dicesse a questi due, con la zuppa sulla stanga della zuppa, dentro un pigiama, troppo magri per star dentro, magari sporchi, no? Laceri, puzzolenti, quando li vedevano gli esterni all'aria. Ecco perché Lorenzo è un eroe, in qualche modo, è un umano, perché non ha schifo di loro. Generalmente chi stava fuori all'aria e vedeva quelli dell'aria, per qualche motivo, aveva schifo. Un po' quello che proviamo noi quando vediamo un barbone, no? Puzzolente, stiamo all'aria, così prima di tutto facevano schifo i deportati, non pietà. Quindi, in questa situazione, leggere una piccola cellula di un testo, quattro versi, irradia, risveglia, rimbomba dentro, fa alzare la testa, riguarda anche te. Ecco, allora passiamo adesso al tema del lavoro. E torniamo ancora una volta a un piccolo frammento da interpretare, però capitale, importantissimo, la scritta davanti ai cancelli. Il lavoro rende liberi. Lì troviamo per la prima volta la parola lavoro
in un testo di Levi, la 1. Allora, quella scritta, che ancora oggi sapete c'è ad Auschwitz, viene spesso fotografata, magari con un po' di selfie, mentre si va ad Auschwitz, no? Qua c'è evidentemente una nota polemica mia, perché anche il tour, no? Usare Auschwitz come gita scolastica, spesso, purtroppo, fa entrare l'esperienza della memoria dentro una inesperienza dell'intrattenimento, ecco, dell'intrattenimento magari storico con qualche venatura di tragico, ma la componente di intrattenimento è forte, perché comunque è un viaggio, ci sono comunque le fotografie, comunque ci sono i gadget, comunque si torna dicendo sono stato lì. Oggi l'esperienza di viaggi è fortemente deprivata di senso, no? È una delle tante industrie del divertimento, i luoghi sono dei non luoghi, assomigliano tutti, no? Dei McDonald's spalmati su tutta la terra, come si fa a incontrare davvero l'alterità? Probabilmente è pericoloso incontrare un'alterità. Essere davanti a un altro per davvero vuol dire rischiare. E allora il viaggio sarebbe vero, pieno di senso, quando produce l'uscita da noi, incontro con l'altro, e questo forse si può produrre anche qua. Non è detto che bisogna per forza andare altrove, non è detto che bisogna andare ad Auschwitz. Per capire Auschwitz, forse meglio leggere questi testi. Perché può essere anche quello spettacolarizzato, perché può essere anche quello vetrina, può essere anche quello derealizzato dentro il mondo mercificato in cui viviamo, che ha senso solo ciò che emerge, e anche il viaggio è una merce. Ecco. Quindi, quando c'è quella scritta, appunto, dicevo, a Bachmann Frey, il cuore dei liberi, l'assumiamo, tanto più ci siamo lì ad Auschwitz, in modo del tutto passivo. Perché c'è scritto quella cosa? Allora, se uno si sofferma e dice che significato ha, e si mette ancora una volta a interpretare, cioè chiedere il significato delle parole, vuol dire interpretare, perché sono lì quelle parole, la prima risposta se l'è data anche lo stesso Primo Levi, sono lì in senso antifrastico. Abbiamo bisogno della retorica, abbiamo bisogno dell'ironia per capire quelle parole. Cioè, il primo significato è il lavoro renderebbe liberi se voi non foste schiavi. Potrebbe essere questo il significato, no? Voi entrate qui, il lavoro nobilita l'uomo, ma per voi il lavoro è la morte, perché vi ucciderà, vi uccideremo il lavoro. Quindi, la parola libertà, liberi, messa lì, è chiaramente derisoria nei confronti di chi entra per morire. E alcuni, molti bambini, per esempio, muoiono subito, no? Molti bambini, molte donne, molti vecchi, inabili al lavoro, muoiono subito. Quindi quella scritta precede la morte ed è, diciamo, per questo derisoria, ma contiene un seme di verità al tempo stesso. Come tutte le cose, può essere letta in due modi, almeno in due, forse in 100 modi. Cioè, nel senso che il lavoro, per Primo Levi, è una componente etica importantissima dell'uomo. È un elemento che distingue ancora una volta l'uomo e lo rende propriamente umano. Non a caso, anche nella prossima lezione, vedrete come Levi insista moltissimo su un elemento corporeo che è la mano umana. La mano umana a differenza di quella degli arti di tutti gli altri animali, scimmie antropomorfe complete, ha il pollice opponibile. E la mano umana, nel lungo cammino dell'antropogenesi, si è differenziata da strumento di locomozione a strumento raffinatissimo di operazione lavorativa sulla materia, grazie al pollice opponibile. È uno strumento raffinatissimo che, come dice lui in una poesia, è come il cane che guida il cieco. Il cieco è il cervello. Il cervello senza mano sarebbe un cieco, no? E la mano è il cane che lo guida, che lo porta nel punto esatto. Quindi fa questa strana comparazione tra cane, cieco, mano e cervello, proprio perché si capisce a livello proprio di riflessione antropologica, scientifica, biologica, quanto importante sia quell'organo per noi e quanto sia legato al lavoro. Quindi il lavoro è così umano, così propriamente umano, che ha permesso alla nostra specie di operare sulla natura, dalle pietre scheggiate fino alle astronavi, ha prodotto il lavoro, elevando l'uomo al di sopra della natura, permettendogli di modificarla,
profondamente, di esercitare la sua intelligenza, la sua astuzia e la sua forza di sopravvivenza. Senza la mano, no? Quel leopardo che veniva ogni notte a prendersi un uovo dentro la caverna, non sarebbe stato a un certo punto preso a legnate da una comunità umana che si organizzava intorno e gli lanciava pietre, sassi e bastoni. L'uomo nudo, no? Senza zanne, è riuscito a sopravvivere grazie all'operatività. E questa operatività è il lavoro. Quindi quella frase, il lavoro rende liberi, è sia derisoria, antifrastica, ironica nei confronti di chi entra per morire di lavoro, al tempo stesso è un alto, paradossalmente ancora una volta, un riconoscimento altissimo dell'uomo che ha nel lavoro una delle sue proprietà tipiche. Naturalmente la storia poi nel corso della civiltà diverse si è incaricata a dividere il lavoro, a sottometterlo, a staccarlo da quella mano, a sfruttarlo, no? Pensiamo al lavoro schiavile in epoca classica, ma il lavoro industriale organizzato, quello dei proletari, non è meno schiavile per certi aspetti. E nella storia del lavoro, la divisione del lavoro, dei compiti, la signoria dei padroni sui servi ha diviso l'uomo dalla sua mano e dalla sua opera. Resta che questo elemento però è propriamente umano. Quindi Levi, lungi da parlarci soltanto di Auschwitz, storicamente relegato come testimone, ci parla come un antropologo di ciò che noi siamo in profondità davanti alla lotta per la vita e davanti alla lotta con la natura. Infatti, nella vostra, nel repertorio di citazioni, avete una citazione breve ma molto pregnante dalla Chiara Stella, che è il libro che Primo Levi ha dedicato interamente al lavoro. Quindi quando si dice Levi è l'autore di Auschwitz, si trascura che è anche l'autore del sistema periodico incentrato sulla scienza, delle novelle, di una serie di raccolte in novelle come le storie naturali, che sono fantascientifiche e scientifiche, e della Chiara Stella, che è un romanzo del lavoro. Ecco, riguarda il lavoro. La Chiara Stella, vi dico molto brevemente l'argomento, consiste nel dialogo tra due personaggi, in parte il testo autobiografico, quindi le componenti autobiografiche sono molto forti. L'uno è una controfigura di Levi stesso, è un chimico scrittore che si trova in Russia, in una località lontana, per indagare chimicamente su delle scatolette di vernici, la cui di acciughe, la cui vernice interna era stata fornita dalla sua azienda ai russi e che per motivi non chiari non fanno il loro dovere, cioè le acciughe dentro vanno male. I russi minacciano di far pagare alla sua azienda italiana tutto il fatturato perché non funziona la vernice interna come isolante e non impedisce la decomposizione del cibo. E lui va lì per fare questa inchiesta e conosce un montatore, un tecnico, che gira il mondo per sanare o costruire tralicci, gru, ponti sospesi, grandi strutture metalliche, che ha una capacità manuale e un'intelligenza lavorativa eccezionale. E loro dialogano su tre mestieri, tre lavori, lo scrittore, il chimico e il tecnico specializzato. Si confrontano questi tre mestieri, li mettono in gioco, in comparazione. Ne ricavano una serie di aneddoti, di novelle, di storie, quindi è un testo pieno di storie. Narra soprattutto Libertino Faussone, che non a caso si chiama Libertino, non in senso schiettamente sessuale, come la parola fa pensare. Libertino nel senso che è un uomo libero, che è un uomo a cui piace l'indipendenza, e questa indipendenza lui la ricava dalla sua capacità lavorativa. Quindi, lui racconta delle sue esperienze in India, in Arabia Saudita, e sono tutte intessute di piemontesismi, di dialettismi, perché è un uomo che non ha grande cultura. Il suo interlocutore invece è colto, è Primo Levi di fatto, che dice quanto è gioioso, importante e fondante costruire arcate di molecole o testi letterari con grande responsabilità. Tutti e due questi mestieri
la costruzione di un testo con le parole, la costruzione di una formula chimica, sono operazioni fini, intelligenti, degne di un uomo. Quindi quel testo salta un passaggio molto breve, non parla mai di Auschwitz, parla del lavoro. Allora, questa citazione numero 4 che adesso vi leggo, che tratta da Chiara Stella, ci permette di ascoltare le voci di entrambi gli interlocutori. Il primo che parla è Libertino Faussone, vedete che parla in maniera semicolta. Quello che risponde è Levi. Sa, non è per il padrone. A me, del padrone, non me ne fa mica tanto. Basta che mi paghi quello che è giusto e coi montaggi mi lasci fare la mia maniera. No, è per via del lavoro. Mettersi una macchina come quella, lavorarci dietro con le mani e con la testa per dei giorni, vederla crescere così alta e dritta, forte e sottile come un albero e che poi non cammini, è una pena. È come una donna incinta che le nasca un figlio storto o deficiente, non so se rendo l'idea. La rendeva l'idea. Nell'ascoltare Faussone si andava coagulando dentro di me un abbozzo di ipotesi che non ho ulteriormente elaborato e che sottopongo qui al lettore. Il termine libertà ha notoriamente molti sensi, ma forse il tipo di libertà più accessibile, più goduto e più utile al consorzio umano coincide con l'essere competenti nel proprio lavoro e quindi nel provare piacere a svolgerlo. Questo passo permette a me di dirvi, vi avevo detto che Levi contiene anche elementi gioiosi. Questo elemento gioioso, naturalmente gioioso nel senso della gioia di vivere, no? Che penserete subito voi, gioia di vivere, ma non si è ammazzato? No. Tutti l'avete pensato, ma non vuol dire che un suicida nella sua lunga vita non abbia provato tanti momenti di gioia di vivere. No. Non è detto che un suicida deve essere un depresso costante, poi sul suicidio se volete ne parliamo, ma non vuol dire nulla e Levi non va ridotto al suo suicidio, come nessun uomo e nessun suicida può essere ridotto all'atto finale della sua vita. Quindi la pienezza della vita, in questo caso della sua anche vita di chimico e di scrittore, di chi ha saputo creare, rispondere alla tragedia di Auschwitz con delle opere che sono delle proprie forme narrative che restano. In America è stato tradotto tutto, uno dei pochissimi autori italiani è stato tradotto integralmente in America. Quindi abbiamo noi siamo una piccola provincia, no? Uno scudo nella carta geografica del mondo, siamo pochi, l'italiano è sempre più in arretramento come lingua dentro i grandi scontri imperiali in cui viviamo della globalizzazione, eppure abbiamo comunque potuto esprimere con la nostra lingua, con la nostra cultura, un autore che gli statunitensi sentono nel canone mondiale, no? Il canone è la lista degli autori che contano. Se un autore viene tradotto tutto, vuol dire che è un autore che viene percepito come un autore che conta, e non solo come testimone di Auschwitz, ma come chimico, come poeta, come saggista, come antropologo che riflette sul lavoro, quindi della sua globalità, non soltanto perché testimonio, fotografa, l'aria, non è solo questo, naturalmente questo è una cosa importantissima, essere confrontato con questa cosa, ma da questa cosa ha ricavato scintille cognitive, bagliori, diciamo, di conoscenza, che vanno in altre direzioni. In questo caso, appunto, vedete, ci sono tutti qua, quelli che avevo evocato, la mano, no? Cioè la libertà, il consorzio umano, quindi non il solipsismo, ma l'idea di un vivere collettivo, un vivere in mezzo e per gli altri, con gli altri. E questo elemento che fa la collante è la capacità di invenzione lavorativa, la gioia lavorativa, la libertà lavorativa, che è il contrario di Auschwitz. Potremmo dire, la Chiara Stella è il contrario di questo uomo e spiega in senso non antifrastico ma letterale la scritta sui cancelli di Auschwitz: il lavoro rende liberi. E sì, infatti qui libertà torna varie volte e il personaggio si chiama Libertino. Quindi non c'è soltanto la costruzione dentro Levi della vittima, ma
c'è anche la libertà dell'invenzione, ciò che ci fa umani, ecco la risposta se questo è un uomo. E per giunta lui ha ribadito moltissime volte come il suo messaggio profondo non riguardi la condanna degli aguzzini e in qualche modo la salvazione delle vittime, cioè come dire ci sono cattivi e buoni, no? Ragionare in senso manicheo, questo è assolutamente, sarebbe il peggiore dei nostri luoghi comuni. Se vi ho detto che bisogna decostruire dei luoghi comuni che anche la scuola purtroppo pur con tutto il suo impegno non vi evita, e dobbiamo essere appunto dei distruttori dei luoghi comuni, degli incendiari dei luoghi comuni, perché ci impediscono di pensare con la nostra testa, ci impediscono di crescere e di affrontare criticamente il mondo. Quindi uno dei luoghi comuni più terribile e più appiccicoso è quello che va subito sbaragliato, è che Levi ci abbia detto le SS sono cattive, no? E gli ebrei sono buoni. Niente di tutto questo. Il confine, la frontiera tra aguzzini e vittime sta dentro ognuno di noi, in ogni momento. Questo ci ha voluto dire. Dentro il lager la bestialità riguarda tutti, continuamente, e la salvazione degli elementi umani è minima e miracolosa. Quindi l'esperimento antropologico per capire l'animale uomo riguarda tutti gli uomini internati e tutti gli uomini in potenza, noi compresi. Quindi non va assolutamente preso in senso manicheo. Si arrabbierebbe tantissimo, tornerebbe dal di là dov'è e ci prenderebbe se fuori, se potesse, se dovesse, veramente si arrabbierebbe questa cosa. Ecco, l'ultima citazione, prima di lasciare la parola, perché avevo promesso che bisogna discutere e discuteremo, riguarda il sistema periodico, che è una sorta di autobiografia sottospecie chimica, di cui parlerò più diffusamente la prossima volta, ma perché chiaramente riguarda soprattutto il tema della scienza, che è il terzo tema che complica la memoria e ci fa decostruire il Levi soltanto testimone e ce lo fa pensare come uno scienziato poeta della modernità. Così è uno scienziato poeta, come sono stati letterati e al tempo stesso scienziati Lucrezio o Galileo Galilei. Levi è di quella caratura, ha quella statura. È insieme uno che pensa con quella parte che noi chiamiamo saperi scientifici, che pensiamo siano sempre scissi da quelli umanistici, e non c'è niente di peggio, dovrebbero andare insieme, darsi la mano i due saperi, per in qualche modo darci la capacità umana. Quanto più divisi sono questi saperi, quanto più siamo dei sudditi, quanto più siamo dei servi, delle nuove servitù, delle nuove schiavitù, che sono di tipo aziendale oggi. Allora, quest'ultima citazione riguarda la bellezza del lavoro chimico, cioè ancora una volta sentiamo la vibrazione della gioia nel compiere un certo lavoro intelligente e nel vincere la materia, nel vincere l'astuzia della materia, che è come vincere la morte, di fatto. La materia è anche ciò che ci condanna a morte. Noi siamo morituri in quanto siamo materiali, a un certo punto moriamo. Allora, un modo per rispondere alla morte è anche quello di creare, no? Distillare è bello, prima di tutto perché è un mestiere lento, filosofico e silenzioso, che ti occupa ma ti lascia tempo di pensare ad altro, un po' come l'andare in bicicletta. Poi, perché comporta una metamorfosi, da liquido a vapore invisibile, e da questo nuovamente a liquido, ma in questo doppio cammino all'insù e all'ingiù si raggiunge la purezza, condizione ambigua e affascinante che parte dalla chimica e arriva molto lontano. Ecco, uno sta pensando al distillare, e qui ha distillato fino a quando era all'Università di Torino e per fortuna non è riuscito a superare la barriera delle leggi razziali che a un certo punto hanno impedito agli ebrei di laurearsi, stare a scuola con gli italiani, eccetera, eccetera, no? Con gli ariani. Quindi è riuscito, dato che era dal corso di laurea, a finire a pieni voti il suo corso e distillava già dai laboratori, distillava con gioia. Quindi sta operando nei laboratori chimici, ma al tempo stesso dice che è un mestiere filosofico e silenzioso, perché comporta una metamorfosi, e questa metamorfosi non è soltanto quella materiale,
ma a qualcosa di più che arriva lontano e che ci riguarda ancora una volta. Grazie, attendo le domande. Le domande sono essenziali, non potete, mi metto sulla coda, nessuno se ne esce, sono state date almeno 10-15 domande agli studenti e poche, non barricate dietro ai docenti, perché di solito si vanno avanti loro, no? È dentro, voglio, esigo domande ai ragazzi. Quel canto
il deportato Primo Levi ricorda solo alcuni versi, sceglie quel canto per insegnare qualche parola d'italiano a Jean nel lager. Già il fatto che nella sua memoria sceglie quel canto ha un senso, perché quel canto è appunto incentrato sulla capacità, in quel caso peccaminosa secondo Dante, dell'uomo incarnato da Ulisse di oltrepassare i limiti, di andare oltre, no? Quel motto dell'andare oltre era anche il motto della nuova scienza del 600, l'epoca di Galileo Galilei, di Bacone, degli altri, quello era il motto della ricerca scientifica, andare oltre. Ma in epoca dantesca quel motto non poteva essere preso positivamente. Quindi, se si vuole vedere Dante oltre il Novecento, oltre la sua epoca fino al Novecento, secondo un percorso di tipo intertestuale, gli insegnanti molto spesso, quando fanno, perché i testi stessi lo propongono, quando fanno il canto 26esimo della Commedia, possono aprire una finestra novecentesca e appoggiarsi a Primo Levi, a questo nuovo, per vedere come il testo dantesco viene utilizzato in un'altra epoca. Facendo questa operazione, che è legittima, che io raccomando, che non ostacola per nulla, che anzi mi pare interessante, bisogna stare attenti alle somiglianze e alle differenze. E le differenze sono tantissime. Forse quella che mi preme di più sottolineare nelle differenze è che per Levi quella voce letteraria ha un significato profondamente terreno e non divino, molto laico, di sfida al limite estremo, che in quel caso è la condizione stessa del lager. Quindi l'oltre lager, no? La possibilità che la disumanizzazione finisca, che la negazione dell'uomo abbia un superamento, perché l'uomo non è soltanto bruto ma qualcos'altro. Quindi quel canto ricascritto da Levi contiene in forme rastremate anche il titolo della nostra opera. Io ho seguito un percorso che ha cercato di esplicitare il possibile titolo, un'esegesi del titolo, se questo è un uomo, attraverso diversi momenti, l'incipit e il capitolo undicesimo in cui si riprende il canto Ulisse. Tutti questi ci aiutano a spiegare quel titolo in senso problematico, non oddio, 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 nel lago non ci sono più uomini, ma invece cosa c'è di propriamente umano nell'animale uomo davanti alla lotta per la vita, in un caso estremo, questo? Ecco, questo è un po' il discorso che abbiamo, ovviamente non ho intrapreso perché non so quanto i ragazzi abbiano di competenze filosofiche. È evidente che Levi conosceva da liceale Hegel, no, da liceale, nel senso che lui ha preferito fare subito dopo il liceo una facoltà di tipo scientifico, perché l'umanesimo in quel momento, che lui ovviamente amava molto, gli sembrava molto retorico, intessuto di retorica, addirittura di retorica di regime, no? Erano gli anni del fascismo in Italia e il regime utilizzava le nostre patrie lettere in senso propagandistico, pomposo, ampolloso. Quindi per sfuggire alla retorica vuota della scuola fascista, lui preferisce fare chimica, perché lì la chimica, la matematica, dà concretezza e rapporto diretto con la materia, oltre le parole, eppure resta un scrittore. Proprio negando quella parte più retorica della letteratura, diventa un grande scrittore, uno scrittore concreto, che sa unire insieme scienza e letteratura. Ecco, quindi è chiaro che lo conosceva, e andare a vedere quale possa essere la visione del mondo ideologica di Levi è complesso. Certo, potremmo dire per esempio che dentro la sua formazione i componenti di tipo neo-illuministico sono molto forti, no? Se vogliamo guardarlo sul piano della storia della filosofia, nel senso che secondo Levi la ragione non deve dare mai in vacanza, e la ragione è anche la ragione scientifica, la ragione che distingue la veglia razionale, quindi sembrerebbe contenere il suo pensiero più che elementi hegeliani, storicisti, più una postura neo-illuminista, anche se molto complicata, perché naturalmente affrontando la tragedia del Novecento, la negazione, diciamo, del senso che abita Auschwitz, quella ragione illuminista viene profondamente interrogata e anche contraddetta,
perché la ragione illuminista crea insieme allo stesso tempo le grandi conquiste della medicina, per esempio, ma anche le guerre, gli strumenti di morte, la scienza in qualche modo dedicata a creare ordigni di morte. Stanno dentro lo stesso progetto scientifico queste due cose, quindi è un neoilluminista contraddittorio, potremmo dire, che chiaramente conosce Hegel, come conosce anche le filosofie della crisi esistenzialista, eccetera, eccetera, però diciamo se ne tiene un po' distante, no? Preferisce guardare le cose con la luce della scienza, ecco. E quindi filosoficamente è un po' complicato, però conosce sicuramente, e la cosa è molto pertinente, cioè il rapporto servo-padrone all'interno del rapporto di lavoro è hegeliano e marxiano anche poi, se vogliamo. Lui queste cose le conosce, però è sostanzialmente un neoilluminista contraddittorio, ecco, se volessimo dare una definizione di ordine filosofico. Bene. Vuoi venire? C'è la voce molto forte, un po' là in seconda. Grazie. Io volevo chiedere se si può approfondire meglio questo tema del lavoro all'interno, però, del caso dell'Hegel, perché non capisco se sia uno dei temi principali esclusivamente per il fatto che contribuisce a creare il caso limite in cui il lavoratore diventa schiavo e poi diventa animale, oppure se ci siano altri motivi per cui è un tema importante. Allora, giustamente mi si chiede di approfondire il tema del lavoro all'interno dell'Hegel. Quindi il tema del lavoro in Se questo è un uomo, penso ormai si sarebbe avanti della tregua, che sono le tre opere principali dedicate ad Hegel. Allora, innanzitutto potremmo dire il lavoro nell'Hegel continua ad avere due facce. Una, quella quotidiana, il lavoro come strumento di istruzione. Attraverso il lavoro i coatti, no? I reclusi, i nuovi dannati del nuovo inferno, sono ridotti in una condizione di abbottimento. È il lavoro che li riduce così, perché è, dal punto di vista proprio energetico, la spesa energetica per quel lavoro è al di sopra di qualunque ingresso energetico alimentare. Già questo rapporto, oltre ad essere un lavoro schiavile, in cui si usano le percosse, in cui chi cade viene picchiato finché non si alza, no? Cioè forme diciamo tipiche, inferte sul lavoro schiavile, e chi non è più in grado di operare viene avviato alla morte, quindi come strumento di schiavitù e di selezione, ma è proprio uno strumento di morte in quanto, proprio dal punto di vista dell'entrata e uscita energetica, l'uscita energetica è straordinariamente maggiore dell'entrata. Questo, no, in maniera brutalmente quantitativa. Quindi la spesa lavorativa per un lavoro ovviamente del tutto deprivato di qualunque capacità decisionale, come tutti i lavori schiavili, no? Pensate, dice Bertolt Brecht, chi ha costruito le piramidi, no? Per esempio, e dedica i suoi versi Brecht a un muratore, non a caso, no? Cioè, se il lavoro nella storia ha subito diversi gradi di schiavitù, Auschwitz è il vertice dei gradi di schiavitù del lavoro. Quindi è un lavoro schiavile che porta a morte gli schiavi. Nella, come dire, nell'esperienza di Levi, chimico e scrittore insieme, abita un'altra immagine del lavoro, che è quella che vi dicevo prima, che ha il suo correlativo oggettivo, si potrebbe dire, con Eliot, cioè la sua metafora vivente della mano umana, in quell'arto capace di movimenti fini e che dialoga col cervello e con la mente. Quindi il lavoro, quello diciamo alto, nobile, che ci fa umani, è negato ma al tempo stesso è sempre sotto pelle, sotto traccia. Per esempio, quando si parla del lavoro di Lorenzo, che costruisce un muro, e lo costruisce molto bene perché è un bravissimo muratore della proprietà per quello, e non è un importato, cioè non è un recluso dell'area, è un lavoratore che è stato portato lì dall'Italia perché sapeva lavorare bene. Quindi
Lorenzo si dice è un bravo lavoratore, un lavoratore capace, abile, che nobilita il lavoro attraverso la sua opera, anche se sta costruendo un muro per i tedeschi naturalmente. Quindi ci sono anche nel lager, continuano a rimanere tutte e due le facce, una chiaramente dominante e l'altra recessiva, una eclatante e l'altra nascosta, però il lavoro propriamente umano rimane aggredito, non altro come ansia, desiderio di essere uomini che ricordano, che possono avere un linguaggio, che possono avere una letteratura e che possono avere un lavoro libero. Questi sarebbero dei valori di base così negati dal lager, annunciati dal cartello sulla porta, no? Dalla scritta, il lavoro rende liberi, annunciati e negati in ogni momento, e proprio perché sono tanto negati li si percepiscono. Quando le cose vengono negate, azzerate, se ne sente la mancanza, come? Quindi, poi naturalmente, e ve lo chiedo, l'avevo avuto così, si può attualizzare questo discorso, perché questo discorso sul lavoro non riguarda soltanto Auschwitz. Noi viviamo in una società in cui è difficile trovare lavoro. Molto spesso per trovare lavoro abbiamo necessità di competere e anche in qualche modo di inchinarsi a delle regole sempre più fluide del lavoro, sempre meno garantite del lavoro. Quindi chiaramente non moriamo attualmente per questo, no? Però se dobbiamo attualizzare, no? I testi di leggi, da un lato chiaramente la prima attualizzazione, qua mi aspetterei anche delle domande, è quella verso i problemi razziali, cioè verso lo scontro razziale, verso i nuovi muri, le nuove esclusioni, i nuovi pericoli, no? Cioè, il razzismo contemporaneo. Vi dicevo all'inizio, non ha molto senso dire vi faccio leggere Levi per vaccinarvi contro il razzismo, perché si continua a leggere Levi, ma si continua a essere molto razzisti. Tutti noi in parte lo siamo, no? Quindi a gradi, a livelli diversi, siamo un po' solidali e un po' o tanto razzisti. Cioè abbiamo diffidenza, paura, avversione verso l'altro. Quindi questo è uno dei temi di attualizzazione. Cioè, si vuole, abbiamo prima rovesciato indietro il testo a Dante, no? Dante e Levi. Levi e noi. Questo è il lavoro di andirivieni che si fa con la letteratura, che gli insegnanti e gli studenti devono fare. Indietro e in avanti. In avanti noi, no? Io posso essere di una generazione che è figlia di quella di Levi e i miei genitori mi raccontavano della guerra, ma le generazioni successive hanno perso sempre più il contatto diretto con quegli eventi. Eppure, nonostante l'asse storico sia lontano, si possono tranquillamente attualizzare, perché quelle problematiche, i campi, le esclusioni, le reclusioni, i muri, gli odi razziali non sono per niente finiti. L'altro elemento però è quello del lavoro, che la prossima volta problematizzeremo e attualizzeremo la scienza. L'altro elemento è quello del lavoro. Come si fa ad attualizzare il rapporto servo-padrone, lo sfruttamento del lavoro e il lavoro libero oggi? Perché il lager, come ogni elemento estremo, al limite, si interroga su queste cose. E a questo serve questa letteratura. Non per rimemorare in modo rituale quello che è stato, ma per chiederci oggi, assomigliamo, noi ci assomigliamo a quelli deportati, hanno a che fare con noi, non sono spariti nel vento dei camini, stanno dentro di noi, ma perché noi continuiamo a vivere esperienze simili, diverse ma simili. Ecco. E gli interrogativi che lì sono stati fatti in maniera radicale ci riguardano, continuano a riguardarci. Il lavoro e il razzismo, per esempio. Altre domande?
Allora, io mi riferisco a questa parte qua dei Se questo uomo, in cui dice noi aspettiamo qualcosa di certamente terribile, non succede niente, continua a non succedere niente. Ma quindi cosa è peggio? Aspettare che non succeda niente o cioè, ha più paura che non succeda davvero niente o che quel qualcosa succeda? È questo che mi sembra un po'. Grazie. Ogni domanda anche sui testi è benvenuta, no? Nel senso che i testi, anche testi così brevi, devono essere strumenti di interrogazione del senso. Allora, qua per esempio io potrei rispondere, ovviamente la mia risposta non è definitiva, cioè ogni domanda sul testo può essere moltiplicata, il testo si può moltiplicare, i significati possono essere molti, interrogativi ancora di più, quindi io dico quello che a me viene in mente rispetto alla sua sollecitazione e quello che il testo suscita. A me viene in mente una situazione che riguarda la colpa da un lato, il processo dall'altro. E a questo riguardo ci sono due maestri in Europa, nella letteratura europea. Uno si chiama Dostoevskij e l'altro Kafka. Lei li conosce tutti e due. Quando si dice appunto che l'inferno è questa attesa indefinita, in cui sembra che non succeda niente, che qualcosa di terribile dovrà succedere, continua a non succedere niente. Ovviamente prima c'era un rubinetto con l'acqua che gocciolava, il cartello, eccetera, con un divieto, c'era un divieto, poteva sembrare un divieto assurdo, un divieto fatto apposta per irridere come in un incubo kafkiano, i deportati. Kafka è un autore, come Dostoevskij, che parla continuamente della colpa, e Kafka è anche più vicino ad Auschwitz e Dostoevskij, alcune sue sorelle sono finite nei campi, per esempio. Non poteva sapere che sarebbe stato Auschwitz, però testi come Il processo, La metamorfosi, eccetera, alludono in modo metaforico a questo non succedere niente, a questa assurdità della colpa, a questa assurdità del sistema processuale che sta intorno ai dannati, in questo caso. Questo è quello che a me viene in mente da questa sollecitazione. Naturalmente si potrebbero dire tante altre cose, però questo, il mio indicare dei grandi testi europei vuol suggerirvi, dietro un autore grande come Levi, che è un chimico, uno scrittore insieme, ma che conosce molto bene il patrimonio letterario europeo, come attesta la sua antologia per la scuola che si chiama La ricerca delle radici, una volta l'editore Inaudi gli ha chiesto, metti insieme in modo antologico gli autori dei brani che ti sono piaciuti di più, che più hanno dato un senso alla tua vita, farlo per gli studenti delle scuole. E lui ha fatto questa antologia con un breve cappello introduttivo che si chiama La ricerca delle radici, che è dentro l'opera completa, e adesso sta tradotto in America. Ecco, lì naturalmente questi maestri del sospetto e dell'angoscia ci sono, compreso Kafka. Quindi è come se questi grandi scrittori avessero prefigurato Auschwitz, ecco, con questa narrazione assurda, no? Grego che si sveglia insetto nel suo letto, quante volte anche quello può essere banalizzato, quante volte se non si fa bene la parte mediatica della cultura di massa odierna supera quella cosa, ma quante metamorfosi ci sono prof al cinema, cioè abbiamo bisogno di Kafka che ci dica che sto ragazzo diventa uno scarafaggio, basta andare a vedere, vado su YouTube, quante ne vedo di metamorfosi in bestia, in insetto. Non è solo semplicemente l'idea della metamorfosi o la tecnologia simulatoria che ci fa vedere qualcuno che si trasforma in insetto, che orrore, non è questo, ancora una volta bisogna decostruire i luoghi comuni e vedere cosa di Grego ci riguarda a partire dal suo rapporto col padre, che è problematizzato, a partire dal nostro rapporto con i genitori, a partire dal rapporto inconscio con i divieti, i doveri o i lassismi, a partire dal nostro bisogno d'amore negato, quel testo ci dice molto. Altre domande? Grazie. Certo. Perché lei non voleva chiedere questo. Ho approfittato. Si vede meglio se non sono spiegato io. No, allora io volevo dire
perché in questo tema dell'attesa, appunto, che lui vuole introdurre all'interno di questo testo, no? Ecco, la cosa che mi incuriosisce, e un po' mi si ricollega alla domanda della mia compagna, è che questo lavoro, in un certo senso, non è un passatempo anche. C'è qualcosa che ti permette di sfuggire da questa eterna attesa. Cioè, in qualche modo, non dico che l'ha salvato, ma ti permette di non pensare. In un certo senso sì, soprattutto quando Levi ha potuto lavorare al coperto, in situazioni meno disumane, perché se pensiamo al lavoro più disumano, effettivamente, certo, non pensi, però è un lavoro che estingue ogni energia, è un lavoro assolutamente fatto per abbruttire. Capisco che rispetto a una situazione carceraria, a una situazione, diciamo, di controllo totale su un soggetto, no, i luoghi di controllo totale sono i manicomi, i carceri, le carceri, i lager, sono stati studiati questi luoghi per le loro dinamiche. Auschwitz ha delle caratteristiche specifiche perché è una macchina per annullare l'umanità e uccidere le persone, però elementi, diciamo, di ordine di controllo totale dentro un'istituzione totale, come per esempio è stato un manicomio per molti anni, no? Che andrebbe anche quello studiato, o come una certa ospedalizzazione, per esempio, elementi di violenza, di totalità all'interno della società, e il lager è l'esempio più estremo, presuppongono certamente anche un'attesa angosciosa che annulla, un'attesa della morte, un'attesa del giudizio, non sapere perché si è lì, non sapere qual è la colpa. Quindi lei, tu dici, sono arrivato allo studio di università con lei, tu dici è meglio tenere impegnato gli arti, il corpo, eccetera, perché questa angoscia apparentemente diminuisce. Ad Auschwitz questo tipo di lavoro era annientante, per cui chi lavorava si sentiva una bestia proprio in ogni momento, appunto il lappare, cioè tirarsi con la lingua da terra pezzetti di cibo caduti in mezzo al fango, che spesso lei rinomina, è tipico dell'atto bestiale, no? Non usare più le mani, ma direttamente la lingua sulla terra per prendere cibo. Quindi l'abbruttimento comincia dal lavoro, passa per tutti gli atti quotidiani, per esempio quello notissimo della pipì, in cui i deportati sentono il rumore del vaso della pipì che viene portato fuori, no? E quando sentono, quando è pieno, quando è vuoto, a seconda di che rumore fa, perché se si è ultimi a fare la pipì là dentro, poi bisogna portare fuori il vaso, vuotarlo e prendere tantissimo freddo, quindi si cerca di non farlo in quel momento, la pipì, per sopravvivere, la faccio un altro, a partire dalle mestruazioni che spariscono immediatamente alle donne appena entrate in campo, a partire dalle scie gialle di diarrea che i deportati lasciano dietro, perché non hanno più nessuna redenzione, no? Quindi lasciano sulla neve del lager continuamente delle scie gialle. Questi dati, diciamo, hanno a che fare con l'annientamento fisico, e questo annientamento fisico passa per un lavoro schiavile portato ai massimi gradi, evidentemente, di distruzione. Per cui, se il lavoro dentro la baracca, quando ho potuto svolgere il lavoro di chimico, poteva anche dar luogo, infatti lui di questo ha anche una serie di problematiche colpevoli, no? Perché tra i salvati, grazie al fatto di essere coperto, poter lavorare all'interno anziché all'esterno, quel lavoro lì sicuramente era un lavoro che, appunto, elevava e faceva anche, impediva di pensare alla morte, poteva dare anche una speranza di vita futura, magari un giorno in più degli altri. L'altro lavoro in mezzo alla neve, in tutte quelle caratteristiche che vi ho detto, forse, ecco, era così terribile da certamente togliere questa angoscia, ma includere un'altra, che è quella dell'animale morente, direbbe Roth, ecco, che l'ho data un'altra figura. È l'angoscia dell'animale morente, non più quella di chi aspetta che l'istituzione totale gli dia il verdetto finale, che non arriva mai, ma di quello che è angosciato in un istante, perché sente che può morire in un istante, fisicamente. Quindi, appunto, tra le diverse istituzioni totali, l'area ha delle caratteristiche che adesso vi ho elencato con particolari molto concreti: sangue, diarrea, urina, corpo che si indebolisce, costa del corpo, essere schifosi davanti a quelli che non sono nell'area, quindi fare schifo al proprio corpo, sentirsi colpevoli di questo corpo,
Tutte queste caratteristiche fanno sì che sia un tipo di situazione concentrazionaria tra le tante, manicomio, ospedale, carcere, eccetera, particolarmente specifica, che ha una sua specificità. Ecco. Finché ci pensano, intanto ti faccio una domanda. Volevo tornare al tema del lavoro, in particolare al libro, all'opera La chiave a stella. Rileggendola in questo periodo, anche perché così la stiamo vedendo con una mia classe quarta, ancora una volta così mi ha profondamente colpito, mi hanno colpito i passaggi in cui Levi parla del lavoro come primo amore, ogni lavoro è come un primo amore, o di pienezza, di creatività attraverso l'esperienza del lavoro. Però poi in questo libro ci sono pagine e pagine, e qualche studente mi diceva un po' lunghe, un po' pesanti anche da leggere, di descrizione del lavoro di Forsone, in cui quasi con appunto precisione millimetrica si descrivono tutte le operazioni di montaggio, dei pali, dei tralicci, eccetera. Sembra più un lavoro esecutorio, scientifico, ecco. Che significato hanno nella prospettiva di Levi anche queste pagine di descrizione lunghe, a volte così precise, dell'esecuzione dei lavori, e come metterli insieme al messaggio che comunque risuona in quest'opera di lavoro come libertà, creatività, pienezza, appunto primo amore? Rispondo con una provocazione, nel senso che credo che se voi in classe le avete sentite come faticose, sia tra i diritti del lettore anche saltarle, no? Cioè, non dovrei dirlo perché ovviamente dovrei essere custode filologico dei testi integrali, però mi rendo conto che per motivi anche di brevità, di efficacia, eccetera, il lettore, e soprattutto il lettore in formazione, il docente che lo guida, possa operare profondi tagli all'interno di un'opera. Naturalmente questi tagli, come il chirurgo che deve stare attento a non incidere le arterie principali, devono essere fatti con molta oculatezza. Quindi il docente chirurgo deve guidare i propri ragazzi agli organi vitali del testo, alle citazioni esemplari. Però io credo che si possa, questo in generale, perché sto facendo un lavoro didattico e teorico su questo, che si possa procedere per citazioni. Abbiamo un problema di tempo didattico sempre minore, ma anche di assorbimento dell'attenzione, l'attenzione dei ragazzi, ma anche la nostra, inutile mettere loro sempre davanti, anche la nostra tende a essere sempre minore. Abbiamo, la lettura dei testi avrebbe bisogno di un habitat, ci dovrebbe essere un'ecologia intorno alla lettura dei testi che ormai non c'è più, siamo in un altro habitat, quello mediatico, diciamo. Quindi non possiamo chiudere gli occhi davanti al fatto che anche grandi critici, ne cito uno che forse nessuno di voi conosce, si chiamava Auerbach, ha scritto una delle opere straordinarie di critica letteraria, Mimesis, procedeva per campioni. Ecco, e i lettori di quel testo, non tutti, ma non parlo degli studenti, parlo degli studiosi, non tutti hanno letto tutti i campioni testuali che lui, cioè i testi integrali da cui lui ha tratto i campioni, e poi il discorso funziona lo stesso. Quindi, in generale, questo soprattutto per i docenti, procedete pure per campioni. Non accontentatevi dei campioni delle antologie, perché spesso le antologie procedono con dei criteri. Scegliete voi i campioni, quelli che a voi sembrano esemplari, e scommettete su quelli. Battagliate con quei campioni come fossero armi di una battaglia culturale. E fate esperienza con i vostri studenti di quei campioni testuali. Quando mettete un testo integrale davanti ai ragazzi, una parte del testo verrà a sentirsi, per un insieme di motivi culturali, anche con un testo grande, inerte, inceppata, faticosa, noiosa. E questo non è colpa di nessuno. Quindi potranno essere bravi chirurghi. Questo in generale. Poi, per rispondere alla domanda specifica, perché Levi abbia dato così tanto risalto, soprattutto quando è Fausone a parlare, degli elementi
tecnologici e operativi del lavoro, è perché, perché lui ha una componente tecnologica anche chimica, nel suo caso, con la quale cattura la realtà, e la realtà per lui deve essere catturata mediante operazioni di procedurali in qualche modo, quasi matematiche, no? Quindi la sua postura, la sua forma mentale tende a esaltare quel cammino faticoso, quasi come quello di un cane che lui ama molto, Book, diciamo, no? Il cane di una grande narrazione di Jack London, che per camminare nella neve, per portare la slitta, ha bisogno di una fatica muscolare. Questa fatica muscolare è quella cosa che vedete là, cioè questa chiave a stella che dà il titolo, che è uno strumento, un prolungamento della mano, che Fauxonne usa con grande perizia tecnica, con grande nomenclatura, il Derek, no, tutta una serie di nomi relativi a strutture metalliche, attrezzature, eccetera, che danno la caratura tecnico-scientifica a quella cosa. Levi è contrario alla separazione fra saperi tecnologici, saperi scientifici puri e saperi umanistici. Devono stare tutti insieme. E così nella sua pagina si può formulare una formula chimica, avere la descrizione del modo in cui si guarisce un traliccio dalle proprie oscillazioni termiche, o anche una pagina di un classico, no? Può essere esaltata nei suoi minuti dettagli. Quindi è una mentalità tecnico-scientifica che abita in un'umanistica, e che questa mentalità tecnico-scientifica si esprime anche nel gergo scientifico. C'è anche però una componente realistica, perché lui vuol dare la parola a Fauxonne, vuole riprodurre Fauxonne nel linguaggio dialettale, per certi aspetti piemontese, e tecnologico. Quindi ne riproduce la forma mentale attraverso il linguaggio e l'esperienza. Quindi c'è anche un elemento realistico, mimetico, potremmo dire. Cioè fa mimesi del linguaggio di Fauxonne e dell'esperienza tecnologica lo stesso. Volevo chiedere se all'interno del lager prevalesse un atteggiamento di egoismo, di solidarietà fra i dannati. Allora, ti ringrazio, lei purtroppo universitario non me lo stacco, ti ringrazio per questa domanda brevissima, che però riporta la discussione a uno dei nodi, no? Uno dei nodi. Non a caso un antropologo francese, uno dei più grandi antropologi francesi, si chiama Claude Lévi-Strauss, ha detto che la chiave a stella, in quel caso so che tu mi hai chiesto una cosa del lager, però mi devo dire questa cosa, la chiave a stella ha detto è un grande libro etnografico antropologico. Vuol dire che un elemento importante di Levi, anche agli occhi di un antropologo importante, è proprio lo studio dell'uomo, l'antropologia, no? Lo studio dell'uomo. E la domanda se nell'area prevale l'elemento egotico o quello solidale, naturalmente la risposta è prevale quello egotico, senza dubbio, no? Cioè è evidente che portati all'estremo, gli atti umani sono atti di sopraffazione, intelligenza per la sopravvivenza individuale, sottrazione agli altri di sicurezza, sapere, cibo, calore, vestiario. Quindi, portati alla soglia estrema della lotta per la vita, l'animale uomo si comporta soprattutto, di gran lunga, in senso egotico. E nel lager, la risposta del laboratorio lager è questa. Però, la parte minoritaria, cioè quella che fa sì che dentro questa macchina egoistica, diciamo, che accomuna gli uomini e li mette l'uno contro l'altro, disposti alla lotta per la vita e la sopravvivenza individuale, gli interstizi, i bagliori minimi di sopravvivenza dell'altra cosa, cioè quella solidale, hanno altrettanto significato. Il fatto che l'uomo sia profondamente violento ed egoistico
è una diagnosi antropologica che avevano formulato moltissimi pensatori, adesso mi viene in mente uno, Sant'Agostino, il vescovo di Ippona, quando ha scritto le sue confessioni. A un certo punto Sant'Agostino dice: l'infante, e per infante intende il bambino molto piccolo, il lattante, dice proprio, è innocente solo per la debolezza delle sue membra, ma per quanto riguarda l'egoismo, l'invidia, è già una macchina da guerra disposta alla violenza. Tanto è vero che dice: ho visto con i miei occhi, naturalmente mi sta parlando con Dio, le confessioni sono tutte rivolte a Dio, ho visto con i miei occhi un infante succhiare al seno, guardare con un occhio torvo e livido l'altro infante che poteva portargli via quel seno. E questa cosa la sanno bene le baglie, dice, ma non so se sanno come evitarla. Queste sono le parole 400 anni dopo Cristo, Sant'Agostino, che guarda due bambini che succhiano il seno. No, uno che guarda in modo torvo e livido, pieno di invidia, quello che ha il seno in bocca, no? Perché lo vuole lui, e teme di non averlo. Quindi, questo elemento egotico è fortissimo nella nostra specie, fortissimo. Tuttavia, e qua mi permetto nel mio piccolissimo di dire una cosa io e non Sant'Agostino, sarebbe terribile, ed è terribile, se noi dessimo ascolto a chi ci ripete in ogni istante che esiste solo quella componente. Attualizzando questa domanda, qual è la risposta che ci viene data normalmente? Ma si sa che l'uomo è così. L'uomo vuole soprattutto godere, vuole dei beni, ed è sostanzialmente una piccola azienda in competizione con tutte le altre aziende uomo. Questa è l'antropologia contemporanea. Il mercato oggi prevede tante molecole umane, singoli, l'uno in guerra con l'altro, per avere più merci, più godimento individuale. Questo è il mercato. Su questo si fonda la domanda dell'offerta globale. E che altra umanità c'è se non questa? Non dovremmo mica essere comunisti e pensare che ci sia un'altra umanità collettiva? Non è già stato sconfitto il comunismo. C'è soltanto una umanità adesso, alla luce del giorno, questa, quella aziendale, a ogni latitudine del pianeta, l'uomo è un competitore, vuole per sé, e il mercato regola tutto questo, espellendo i perdenti e facendo vincere di più i vincenti. E quando sono tanto vincenti, danno perfino lavoro agli altri, bontà loro. Ecco, questo tipo di discorso per me è il nemico, e mi oppongo a questo nemico non dicendo l'uomo è buono, no? Come fanno i politicamente corretti. Sappiamo che l'uomo è buono, basta semplicemente elevare lo spirito, leggere più letteratura, saper stare in compagnia con gli altri, accettare tutti, migranti, non migranti, quanto buoni siamo. No, non è così. Aveva ragione Sant'Agostino, ma aveva ragione anche Primo Levi. Dentro il lager resiste un Lorenzo, e quel Lorenzo è una stella, e noi abbiamo bisogno di guardare le stelle della notte. Chi ci dice che il mondo è un mercato buio o troppo luminoso, in cui non ci sono più le stelle, è un grande ciarlatano e ci guida la morte. Quindi non dobbiamo dare mai retta. Il mondo certamente ha una latitudine aziendale e potenzialmente distruttiva, perché se ci lanciamo tutti l'uno contro l'altro per i nostri averi, il mondo è piccolo, le risorse sono poche, e presto ci sarà una guerra. Presto. L'unica speranza è che trionfi l'interstizio Lorenzo, cioè l'elemento debole, minimo, ma non egotico, solidale, solidaristico, che permette comunque di tendere la mano davanti all'incedere della violenza naturale e storica, e creare quella che mio padre chiamava social catena, riuscire a stare insieme, essere in qualche modo comune, comunità. Certo, la stessa radice di comunismo, ma purtroppo i semantemi vogliono questo.
sono altre domande. Allora finiamo con questo epilogo così sentito, appassionato, e ringraziamo il professor Zinato e tutti voi che avete partecipato, e ci vediamo il 9 febbraio, vedremo se qui o se in aula succursale, preciso, non in succursale, come qualcuno ha letto a proposito di comunicazione non sempre efficace. Grazie a tutti e buon pomeriggio. Un po' di figlie. Beh, siediti là, arrivo su. Vediamo la risposta.